Anche i Vigili del Fuoco, come sempre, in prima linea, come in ogni emergenza, per portare assistenza sul territorio alla popolazione. Il Comando Provinciale di Teramo come sta operando? Su quali fronti, soprattutto in questo momento, vi state disimpegnando? Beh, stiamo operando su tutti i fronti, quindi su tutte le aree critiche siamo presenti con il nostro personale. Da due giorni è cambiata un pochino anche la strategia di presenza sul territorio, nel senso che abbiamo installato 5 unità fisse in altrettante 5 aree della provincia. Ovviamente le parti scoperte saranno gestite dalla centrale operativa di Teramo. Si sta lavorando soprattutto ancora sul salvataggio delle persone, portare, diciamo così, in luoghi più idonei, almeno soprattutto le persone anziane. E niente, la situazione, diciamo, si è abbassata, possiamo dire, di un leggerissimo livello, nel senso che le due criticità molto forti, che era quella della viabilità e quella della mancanza di energia elettrica, penso che sapete, mano a mano si stanno risolvendo anche loro, e quindi ovviamente l'operatività dei Vigili del Fuoco sta aumentando sempre di più. Quante forze avete schierato sul campo? Quanti uomini a disposizione e quanti mezzi? Noi abbiamo indicativamente, diciamo, ho il dato alle 8 di questa mattina, indicativamente abbiamo 170-190 unità presenti sul territorio. Sono praticamente sparsi per tutte, come dicevo prima, per tutta la provincia. C'è un grande aiuto da tutte le altre regioni e quindi niente, stiamo lavorando veramente incessantemente. Le richieste di intervento, oltre alle criticità legate alla neve, le avete avute successivamente anche per le scosse di terremoto di mercoledì scorso? Beh, certamente, voi sapete che all'emergenza neve si è unita anche quella dell'emergenza sisma, che ovviamente ha amplificato un pochino tutta la macchina dei soccorsi, e nel senso che abbiamo fatto fino adesso 520, credo qualche numeretto più, interventi dall'inizio dell'emergenza. Abbiamo una coda di 650 interventi, solo nella giornata di ieri ne abbiamo effettuati 151, ma il dato più saliente è che abbiamo portato, diciamo così, in salvo, se possiamo dire così, oltre 200 persone. Proprio in questo momento, peraltro, diciamo, stiamo attrezzando il recupero di una persona, soprattutto anziani, che purtroppo, se per troppo tempo rimangono isolati, ecco, non hanno più quella possibilità di governarsi da soli.